Nell'articolo di Vincenzo Balzani, pubblicato sulle pagine virtuali del VoLive nelle scorse settimane, si è parlato di ritorno alla normalità, degli stati generali, di energia e di ambiente, ma anche dell'esistenza di tre transizioni necessarie per uscire dalla situazione di crisi che coinvolge la società, l'economia e appunto l'ambiente. Soffermandoci su una di queste transizioni necessarie, quella energetica, sentiamo l'opinione di Gianni Silvestrini, presidente del comitato scientifico K-Energy e direttore scientifico del Kyoto Club Equal Energia. Ben trovato, professor Silvestrini. Buongiorno a tutti. Sono passati 5 anni dalla firma dell'accordo di Parigi e forse solo quest'anno si registrerà l'abbassamento delle emissioni di CO2 che quell'accordo richiede, e quest'anno grazie al lockdown imposto per allentare il contagio di Covid-19. Quindi, mi viene da chiederle, a che punto siamo a livello globale con la transizione? Alcuni paesi hanno effettivamente lanciato dei programmi coerenti con gli obiettivi, ma molto pochi. In Europa, Danimarca per esempio, Nuova Zelanda, in realtà la maggior parte dei paesi è ben lungi dagli obiettivi, dall'innalzamento degli obiettivi rispetto a quelli presentati a Parigi, perché quel tema è questo: a Parigi ogni paese ha presentato i suoi programmi, i quali però non erano coerenti con l'obiettivo finale che la conferenza si era data. Quest'anno, nel 2020, si doveva tenere una conferenza delle parti nella quale ogni paese avrebbe presentato i nuovi obiettivi e l'Europa, per esempio, avrebbe dovuto arrivare a questa conferenza con un innalzamento da meno 40% a meno 50-55%. L'Europa la sua parte la faceva. Poi, naturalmente, questa conferenza è stata rinviata di un anno e quindi sarà nel 2021 che la faremo. Però diciamo che complessivamente, giustamente, si diceva che quest'anno c'è stata una riduzione, si stima, dell'ordine del 6%. La cosa da sottolineare è che noi dovremmo, questa volta in maniera virtuosa, ridurre ogni anno del 6% nei prossimi 30 anni. Siamo ben lungi da un'accelerazione di questo tipo. D'altra parte, va detto che proprio la pandemia ha consentito ai governi di lanciare i programmi post-Covid, il Recovery Fund, che in particolare in Europa pongono l'accento proprio sulla questione climatica e quindi sull'accelerazione delle politiche di riduzione, e quindi che sia la mobilità elettrica, le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e così via. Quindi in qualche modo noi vedremo come risultato del lockdown un'accelerazione delle politiche in molti paesi, anche perché i grandi colossi petroliferi che hanno visto un crollo delle quotazioni si stanno chiedendo se non sia il caso di diversificare i propri investimenti proprio verso le rinnovabili. E quindi c'è una serie di elementi, nuovi obiettivi più ambiziosi, interessi, anche il mondo della finanza sta disinvestendo dai combustibili fossili per andare verso le rinnovabili. Quindi ci sono una serie di elementi positivi che fanno ritenere che nei prossimi anni ci sarà un'accelerazione, soprattutto se avremo un nuovo presidente americano. Allora, mi viene da chiederle quali sono, messo che esistano, i limiti tecnici, scientifici, se vogliamo, che continuano ad ostacolare il cambio di paradigma energetico? Più che limiti, ci sono dei limiti degli interessi economici che ovviamente cercano di difendere i loro investimenti. Per esempio, le compagnie oil and gas hanno fatto e intendono fare grossi investimenti in questa direzione, anche se, come dicevo prima, adesso cominciano a ripensarci, e ovviamente resistono. Come il mondo dell'auto, in parte resiste all'accelerazione verso l'auto elettrica. Però diciamo che non è solamente una questione di cambi di tecnologie. Da rivedere anche il modello economico. La pandemia ha dimostrato i limiti e i rischi di un modello di sviluppo impostato su una crescita continua e con una espansione che va a intaccare la biodiversità, e questo è un elemento importante. E più in generale, la riflessione che è in atto è quella di cercare di riuscire
a consentire di garantire prosperità e più equità sociale con un modello economico diverso. Questa è una riflessione molto interessante che viene stimolata dalla pandemia, ma viene stimolata soprattutto dall'emergenza climatica, che non consente di continuare con questo modello economico. E poi finivo con una riflessione sul fatto che devono cambiare le istituzioni nel modello economico, abbiamo le tecnologie dalla nostra parte, ma devono cambiare anche gli stili di vita. E anche da questo punto di vista l'esperienza fatta durante il lockdown ci dà delle suggestioni interessanti. Le tecnologie ci sono già tutte, è solamente una questione di cambiare il punto di vista sociale e economico, e esattamente come diceva Balzani nel suo articolo. Ma professore, spostiamo un attimo l'accento sul nostro bel paese, sull'Italia. In questo periodo il governo si sta impegnando su più fronti per contrastare il cambiamento climatico. Penso per esempio all'ecobonus 110%, agli incentivi per la mobilità e così via. Però siamo ancora lontani dalla transizione energetica per quanto riguarda invece le industrie e la produzione di energia? Allora, intanto noi in questo autunno dovremmo fare come Italia uno sforzo particolare per capire che cosa andremo a chiedere all'Unione Europea, perché avremo moltissime risorse che dovremo utilizzare in maniera intelligente, e ci dice chiaramente l'Unione Europea che dovremo usare più in maniera green, resiliente, digitale e così via. Dal punto di vista delle risposte, penso che dovremmo concentrarci su come accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, come accelerare la transizione verso le rinnovabili. Le rinnovabili non è un problema di tecnologie, neanche più di incentivi, perché il crollo dei prezzi delle tecnologie, pensiamo che un modulo fotovoltaico oggi costa 10 volte di meno rispetto a 10 anni fa, è più un problema legato ai processi autorizzativi che sono lunghissimi, e anche, questo è un tema interessante che non riguarda lo Stato, le organizzazioni o le regioni, ma riguarda anche il movimento ambientalista. Cioè, dobbiamo renderci conto che se vogliamo decarbonizzare l'Europa, vogliamo decarbonizzare l'Italia in 30 anni, noi dovremmo, da un lato, come dicevo prima, anche cambiare gli stili di vita, ma poi accettare che ci saranno delle modifiche del paesaggio, per esempio, perché non potremo altrimenti eliminare i fossili. Perché tra l'altro, per rispondere anche alla domanda sulle industrie, anche noi andremo verso una elettrificazione spinta nella mobilità, nell'edilizia, pompe di calore e in parte anche nell'industria. L'industria poi avrà bisogno anche di altre risposte. Io penso per esempio l'idrogeno darà anche una parte delle risposte. Però poi la base, anche questo idrogeno, dovrà farlo con le rinnovabili. Quindi alla base io dovrò avere un forte aumento delle tecnologie, e siccome l'Italia ha un certo potenziale di eolico, ma poi più di tanto non può fare, poi dovrà fare quasi tutto col solare. E il solare lo potrà fare con il solare decentrato, si potrà fare molto, noi abbiamo oggi 750.000 impianti, ma poi dobbiamo fare degli impianti a terra, necessariamente. E lì bisogna fare con intelligenza. Per esempio, una risposta interessante è quella dell'agrofotovoltaico, cioè moduli fotovoltaici sotto consentono la coltivazione. Quindi è una modalità che è originale, che consente di soddisfare, anzi di riportare l'agricoltura dove non c'era più, pensiamo al sud, e di dare un reddito sul versante energetico.